Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels. Io sono Paolo, lui non è capace a dire Pixels. E oggi giochiamo, siamo in accesso anticipato. E oggi giochiamo un album dei Nirvana. Esatto. Esattamente. Ok. Giochiamo un album dei Nirvana, nello specifico giochiamo a Nevermind. Ci hanno mandato gli sviluppatori questo gioco per farcelo provare, farvelo vedere, noi volentieri lo facciamo. Che sono i Mollusco Volante, gli sviluppatori. Fammi guardare, si chiamano così, Flying Mollusks. Nevermind, che cos'è Nevermind? Noi abbiamo già fatto, abbiamo già provato Nevermind. Abbiamo fatto solo il tutorial. Noi ci hanno chiesto nome e cognome, noi siamo un dottore. Sì. Che entra nelle menti dei suoi pazienti per andare a cercare di capire i traumi e a sbrogliare i nodi psicologici che hanno i pazienti. Faccio io, dai. Oggi faccio io. Allora, ti piace? Attenzione. Fai vedere la bellissima targhetta che abbiamo al di fuori dell'ufficio. Questo è il nostro ufficio, che non si sa perché è dentro una. Perché è un ambiente rilassante. Cioè, c'è una casa dentro una stanza, capito? E beh, bellissimo. Vabbè. E noi siamo qua, come potete notare. Il dottor Unnecessary Pixels. Ti piace? Quando faccio la voce impostata riesco a dire Pixels. Esatto. Vabbè, però adesso anziché andare in giro a fare niente, possiamo entrare nel nostro studio. Esatto. E per esempio sederci al nostro... No, non possiamo sederci alla nostra scrivania. Possiamo solo interagire con quel monitor. Sì. In cosa è sviluppato questo gioco? In Unity. Non hanno fatto un brutto lavoro, dai. No, assolutamente. Un po' freddino come grafica, ma non hanno fatto un brutto lavoro. No, però è un accesso anticipato. Sì, è un accesso. Difatti, noi adesso che clicchiamo, vedi, ci dice Select Client. Siamo il dottor Pixels. Esatto. Vedete che noi abbiamo fatto il Train Sim, dove c'era la storia parata di Hansel e Gretel. Esatto. Che devo dire non è neanche tremendo. No. Per niente. Possiamo resettarlo e rifarlo volendo, sì. Ma non lo faremo, andremo al paziente 251. In realtà i pazienti 418 e 312 non ci sono ancora perché è in accesso anticipato. Esatto. Non sappiamo niente della sua storia e quindi partiamo. Sì. Giusto? Esatto. Ok, devi andare nello stanzino. Sì. Ci apre questo stanzino. Ci apre lo stanzino. Ecco qua lo scatolotto per entrare nella psiche dei nostri pazienti. Esatto. Perché? Mi piace che per andare nella psiche dei nostri pazienti abbiamo questo passaggio sull'acqua. Sì. Con le ninfee. Così. Non girare troppo, sennò mi vomitano gli spettatori. Su. In realtà vomiteranno adesso, appena entriamo. E ci entriamo nella grattugia. Sì. Entriamo nella graticola. La grattugia. Che diventa subito un bellissimo viaggio di acido. Ecco. Sta fermo col mouse che sennò poi... Guarda, ho le mani staccato le mani dalla tastiera, non sto facendo niente. Perché se ti muovi c'è proprio un effetto un po' vicino. Durante i caricamenti ci viene narrata la storia del paziente. Non so dove cominciare. Ah beh. Sono stato un agente immobiliare per gli ultimi 20 anni. Mi sono laureata in un piccolo college a mezz'ora da qui. Ci ha detto prima nel tutorial di fare molta attenzione a tutto quello che ci dice perché ci aiuta poi a capire la psiche del paziente. Esatto. Non sono mai stata sposata, non ho parenti, ho amato i gatti. Ah! Mi fanno cagare le chiese. Ah! Sono sempre stata solitaria, odio le persone mi guardino, soprattutto recentemente. C'è un bel disclaimer all'inizio del gioco. Mi sono sempre sentita carina, non so... normale, abbastanza normale fino a qualche anno fa, fino alla morte di mia madre. Lì le cose hanno iniziato a cadere a pezzi. Hai mai l'impressione che le persone ti guardino come quando entri in una stanza? Ecco, non mi sento male quando sono vicino alle persone, in colpa, incazzata. Questo c'è dei mood swing notevoli. Sì, sì. Infanzia felice. Papà è morto quando era bambina, mia mamma mi ha detto che è morto in un incidente d'auto, non ricordo quel giorno, forse ero troppo giovane. Dicevo, giocavamo ai puzzle, all'inizio del gioco ci fa accettare un disclaimer che dice sono disposto a vedere cose anche traumatiche, perché questo gioco parla di violenza, parla di cose anche brutte. La mamma beveva, il papà si occupava delle finanze della casa.
perché era un uomo d'affari. Esatto. Non so perché questo mi stia capitando, è una bambina perfetta. Ok. Perfetto, adesso ci immergiamo nella psiche della nostra paziente. Ed è subito Inception. Mamma mia. Vabbè, lei si occupa di un agente immobiliare, quindi ha un senso sacco di case. Che questa sì. cosa ci sia. C'è anche un alberone. Allora, lo scopo nostro è trovare 10 foto, 5 delle quali sono... sono relative al trauma. Brava. E 5 invece sono inutili. Dovremo poi ordinarle per ricostruire il suo trauma, scartando le 5 inutili e ordinando quelle utili. Esatto. Avevo così tanta sete. Era faceva così caldo quel giorno, io che faccio un tea party. Quindi direi che questa psiche è quella di Alice nel Paese delle Meraviglie. Credo di sì. Possiamo interagire con gli oggetti, possiamo prenderli, girarli, ribaltarli, guardare il culo dell'orsetto. Questa cosa... Sempre che guardi il culo dell'orsetto tu, eh? Ovviamente, essendo la psiche di un'altra persona, una volta che finiamo di interagire ritorna esattamente a quel posto, proprio per non sconvolgere... Questa cosa della psiche gli permette di fare un sacco di cose che normalmente in un gioco non si farebbero. Guarda che c'è un po' di grain su quello che vedo. Sì, perché piove. Piove? Sì. Ma no. Sì, sì. Dice che piove? Dico che piove. Va bene. Va bene, qua c'è tutto... Ah, ma come sono una bambina, vedi? Eh sì. Noi siamo nel mondo di questa bambina con tutte le casette sovrapposte. Che bello. Ho visto che c'è una porta aperta. Ci sto andando giù. Esatto. Ah, nel tutorial abbiamo visto che effettivamente le vie che si potevano percorrere erano un po'... dei corridoioni. Sì, un po'. Il tutorial era un po' un tunnellone. Sono molto curioso di vedere se anche questo è un tunnellone o no. Vedi un po' se quella porta di fronte a te, questa, si può aprire. Ok, già direi di no. Beh, se le altre si possono aprire, se le altre non si possono aprire, questa non si apre. Questa si apre. Questa si apre. Questa magari si apre dopo. No, non si apre anche questa. Va bene. Ok. Okay, è già più esplorazione. Ci piace. Foto di famiglia, qua. Va bene. Perfetto. Ah, che bel posto. Ma è una mia impressione o siamo bassi? Siamo una bambina, siamo bassi. Siamo proprio una bambina. Qui l'avevo notato con il copertone. Eh già. E adesso sarà tutta una ricerca di cose con le quali si possa interagire, immagino. Immagino che stiamo cercando la seconda foto, sai? Molto semplicemente. No, sì, però. In questo ambiente. Non la vedo io la seconda foto. Ma come dicevo nel tutorial possono essere anche nascoste. Sì, possono essere. Nel primo, nel coso iniziale non erano molto nascoste. No. Magari si possono aprire quassù i cosi. Direi gli armadietti? No. No. Guardano noi con la famiglia e papà tutti contenti. Per il momento non mi sembra traumatica tutta sta baracca. No, direi di no. C'è una faccia. Che bel soprammobile da mettere in salotto. A cipigna. Nella... Non si può, per molto frustrantemente, non si può correre. Non si può correre. Vabbè. La cucina, siamo in cucina, invece ci sarà il frigo che si apre. Il cestino non si apre. Non si apre. Un cestino enorme, peraltro. E noi che siamo molto piccole. Siamo delle bambine piccole. Ma niente. Niente di che. Nella schermata di selezione del paziente, peraltro, ci incomincia a dare un piccolo indizio. Sì, cosa ci diceva? In questo caso ci diceva che lei soffre di non mi ricordo come si chiama. Scopofobia. Scopofobia. Che è la paura di essere fissati, di essere guardati dagli altri. Adesso non ricordo quello del tutorial, che cosa diceva. Non lo diceva, perché diceva il tutorial. Ah, ok. Diceva il tutorial. Ok. Quindi qualcuno ci guarderà. Può essere. Ah, c'era la voce del papà che diceva che dobbiamo andare a dormire. Qua siamo in camera da letto e abbiamo dei problemi economici, chiaramente. Eh sì. Decisamente. Decisamente abbiamo dei problemi economici. Ciao papà. E mamma. To see the dark, must kill the light. Grazie Arca. Ok, questo è inaspettato. Urca! Mi giro lentamente. Sì. C'è un po' tanto motion blur.
Ma credo che sia voluto. Perché prima non c'era. Porca paletta. Secondo me qualcuno ha sparato a qualcun altro. Un'altra cosa che dice durante il tutorial. Ah, guardalo lì, un bel quiz. Però va a capire quale. No. Un'altra cosa che diceva durante il tutorial è che dobbiamo fare attenzione a tutte le. A tutti gli indizi. Ah, questo va da qualche parte. Che ci vengono dati durante. Sì, lì sul piano. Che ci vengono dati durante durante l'esplorazione, ma soprattutto che la nostra mente si può mischiare a quella dei nostri pazienti. Esatto. E quindi la cosa non sto deve per starnutire. Stai per starnutire, perfetto. Ha starnutito. Ah, attenzione. Mamma mia. Ed ecco chi ha sparato. No, papà aveva la pistola, avevo detto che abbia sparato lui. Magari è la mamma che gli ha sparato. Dici? Può essere. Può essere decisamente la mamma. Dobbiamo trovare la terza tazzina. Eccola là. Eccola là. È già più interessante. Raccogliamo la terza tazzina. Perfetto, si apre questo. E ben trovato. Il drink favorito di mamma è la succo d'uva per gli adulti. Certo. Ha un odore strano. Ha un odore strano, quindi sì, il vino. La mamma è decisamente un'alcolizzata. Ma tanto, mica sì. Poco. Andiamo allora, la domanda è, ma io come apro quella cassaforte lì? Lì c'è qualche indizio. Allora, qui ho soluzione, volume 2, che di fronte a te può essere realizzata solo da quello che hai lasciato indietro. E quindi dobbiamo tornare giù, direi. Direi anch'io. Aspetta, You spilled. Hai versato. Le tazzine. No, non possiamo tornare indietro. Dobbiamo aprire quella cassaforte per forza. Dobbiamo chiaramente aprire. Allora, abbiamo bisogno di una soluzione a questo enigma. Aspetta, sul disco c'era scritto altro? No, ok. C'è sempre scritto quello. C'è scritto quello, ma io magari posso cliccare qua. No. I dischi sopra la cassaforte. Vedi un po' cosa dicono? Niente. Dark Saturday Slaves 2. Non si sa. Fantasy. The Fantasy, niente. Allora, prova ad avvicinarti lì alla cassaforte e proviamole, tanto non sono tante parole. Però aspetta, c'è questo disco che esce, no? Sono un sacco. Sono money, love, sorrow, tea, tree, shower, milk. No, ho sbagliato. Urca. Fruit, gun, car. Allora, proviamo a fare money. Gun. Love. No. Aspetta. Dimmi. Fruit, il primo. Perché c'è un frutto nella prima stanza? No. Allora, l'ultimo è money, per forza. Perché l'ultimo è money? Perché qua c'erano le bollette, i problemi di soldi. Ok. Dentro la cucina ci sarà stato il frutto. Sì. E qua c'è il tè. All'inizio c'era il tè. No. No? Qui c'era il tè. Già, c'era l'albero. Forse c'era anche il latte nella cucina. Secondo me potrebbe esserci il tè. Il latte nella cucina c'è. No. Dunque. L'ultimo potrebbe anche essere Gun, visto che c'è stato lo sparo e via dicendo. L'ultimo è T, perché T è l'ultima cosa che è successa. Prima c'era Gun e prima c'era Money. Nell'entrata 40 abbiamo visto i soldi. Sì. La pistola e il tè. Il tè e la pistola. Ok, sì, ci sta. C'è dell'ordine delle cose che sono successe qua dentro.
No. No. La soluzione è dietro di te, può essere realizzata. Ah, mamma mia. Non è che è stupidamente te, vero? Vero. Sto cercando una cosa più complessa di quella che in realtà è. No. Perché soprattutto qua ci sono due freccette nere? Perché indicano il centro. Tutto lì. Porca paletta. You spilled gun. Sorrow? No, sorrow cosa vuol dire già? Ah, però questo. Ah! Ah, beh, ovvio. Ovvio. Cioè? Assolutamente ovvio. Assolutamente ovvio. Dillo però. C'è un, ci sono tre quadri. Giusto. La mucca che dà il latte. Che è quello al centro. Ergan che è quello al centro. E l'altro che è Sorrow o Sarah Love, la tua scelta. Ok. Tre quadri, soluzione laggiù. Certo. Un'altra foto. Trovare le foto può cambiare lo scenario, tra l'altro. Papà e le sue lettere non ha mai voluto giocare dopo che il mailman, il postino, ne ha portate di nuove. Ok, e adesso la porta sarà aperta. E di fatto si è aperta la porta. Guarda com'è distorto. Mamma mia. Insomma, questa qui è un po' la struttura del gioco. Esatto. Molto carino. Molto bello, molto. Molto carino, mi piace molto questa idea. Ed effettivamente si è realizzato quello che avevamo ipotizzato durante il tutorial. Dai, ma che bellina questa. Molto. No, a livello artistico. Dai, facciamone ancora un pezzetto. Sì. Guarda, qua troviamo subito una bella foto. Così. Ah, foto. Mamma ha sempre voluto. Ma si è salutato papà salutato. Mentre guidava verso. Mentre partiva per andare a lavorare. Esatto. Vabbè. Ah. Fai il bagno nella vergogna. Non adesso, ok? Ci dice la mamma da dentro il bagno. Guarda mamma. Non c'è problema, qui c'è il latte, lì dentro al forno c'è qualcosa. E sul frigo c'è scritto con le lettere magnifiche, mamma mia, bianco come un osso. Scusa, devo girarlo. They know. Che cosa hai fatto? Sanno cosa hai fatto. Aspetta che voglio girarla, ok. Need help, okay. Take a shower. Va bene. Perché mi hai versato? Perché hai dovuto fare rendere mamma e papà così arrabbiati? Oh cacchio! Porca paletta! Cioè abbiamo ammazzati noi tutti? Abbiamo sparato noi a qualcuno? Non credo. È staccato, ma la radio funziona lo stesso. Queste belle cose che non sono per niente inquietanti. Interagisci. Perfetto. È morto. Mamma ha detto che è morto in un incidente d'auto. È così triste. Era così triste che odia che faccia domande su questo argomento. Appunto, bianco come un osso. Cosa c'è scritto lì sotto? Fai il bagno nella vergogna. Ma si può interagire col frigo? Si può interagire col frigo? Sì, sì. Hai ragione. Si può interagire così. Porca paletta. Vabbè, questa era facile. Questa era facile, facile. E ci sarà un'altra foto. Secondo te avevano un po' di latte? Avevano un po' di resta senza? Secondo te avevano... Lei ha dei problemi... Cosa ha detto? Qualcosa con damned milk. Non ho... Scusate, ho fatto perdere un pezzo importante. Push. Si muove o sbaglio? Porca paletta.
Si muoveva prima. Sì, sì. Urca. Ah, ecco il latte da seguire. Quindi sono sacchi da cadaveri, decisamente. Decisamente. No, ma non è assolutamente inquietante questo gioco. Ah, bello, mi piace questa atmosfera. Molto. Molto carina questa atmosfera. Sì, sì. Quindi. È un po' labirintoso, Ma in teoria stavo seguendo il latte, ma il latte finisce qui. Ma magari continua dall'altra parte. Direi di no. Prova a girargli intorno. Prova a girare dall'altra parte. Ok, di qua. Sì. Sì. Secondo me c'è una fotografia da ste parti a sto punto. Latte. Hai visto? Latte. Un sacco di sacchi di cadaveri. Quello che si muove. Cadaveri mi sembra una parola grossa. Vabbè, sacchi per cadaveri. Ma papà non era mai a casa, ero sempre da sola. Fup, ora mi giro e ci sarà. Scomparso tutto il latte. Puoi andare tranquillamente dritto verso l'uscita. Ma tu dici che abbiamo ammazzato questa tizia? No, no, che questa tizia nella cui psiche ci troviamo ha ammazzato tutta sta gente? Io dico di no. Io dico che ha visto sua mamma uccidere suo padre. E si è dimenticato. Dici e basta? Sì. Così semplice? Sì. Chiedi a tuo padre. Chiedi a tuo padre. Dico che il trauma è quello. Se non ho visto male, c'è una foto davanti alla TV. Ok, carino. Sì, prego. Bello che... sì. Ah, mi fa anche del male. Cioè, questa cosa qui mi danneggia. Ah, ti ha danneggiato? Sì. Ok. Cos'era? Non lo so. Perfetto, però l'abbiamo preso. Però vedi, tutte le teste si girano per stare dietro di me. Mm-hmm. Quindi io non devo guardare le teste. Devo raccogliere i pezzi del puzzle. Vedi, io non guardo le teste. Però ti hanno ucciso. Però mi hanno ucciso le teste lo stesso. Non ho neanche capito come si evitavano le teste. Eh già. Ah, beh, però torno solo qua, va bene. Niente di grave, adesso che la porta è lì e quindi posso tornare in un minuto a farlo. Esatto. Però direi che noi possiamo chiudere qua la puntata. Assolutamente sì. Con questa bella visione. Visione. Ti piace la visione dell'albero da vicino? Esatto. Come vedete... sull'albero appunto abbiamo trovato le 6 fotografie per adesso, se non conto male. Alla fine del livello, quando le avremo trovate tutte 10, ci ritroveremo in questa zona iniziale, dovremo scegliere le 5 che formano il trauma per poi far avere il momento di rivelazione del paziente, da cui potrà poi partire il processo di guarigione. E molto carino. È molto molto bello. Molto molto bello. Mi è piaciuto veramente tanto. Davvero un sacco. Se vi è piaciuto come è piaciuto a noi, compratelo, secondo me. Sì. Spero che ci siano più di 4 casi. Credo cioè di sì. Cioè che poi alla fine ce ne siano 7-8 almeno. Sì, sì. Non dicono nulla sul sito, non dicono quanti casi saranno alla fine. Puntano molto alla gestione dello stress con questo gioco. Dicono proprio che è un gioco creato per sia per intrattenere sia per creare un pochino di spavento con le atmosfere un po' cupe, un po' horror. Ma è strano perché in realtà non ha, cioè lo spavento non è l'atmosfera cupa, no, è uno spavento da situazione di non è, cioè lo spavento non è la testa che si gira all'improvviso, no. È la luce che si spegne e c'è il colpo di pistola e comincia a vedere tutto sangue attorno. È più un'inquietudine che uno spavento, sì, vero e proprio. Sì, sì, sì. Però bello, fatto. Veramente bello. Va bene, grazie per averci seguito. Questo era Nevermind.
Noi siamo gli Unnecessary Pixels. E anche piacevolmente colpiti. Sì, assolutamente. Non gli avrei dato una lira, invece poi provandolo è un bel gioco. E se volete far scoprire un gioco molto molto carino ai vostri amici, condividete questo video perché secondo me potrebbero apprezzarlo. E fatevi vedere il video di mercoledì scorso di Adventure Capitalist. No. Quello se vi volete del male, se volete che perdano. Grazie per averci seguito. Ci vediamo al prossimo episodio di Unnecessary Pixels. Venite a trovarci in live, se io non mi ricordo male, questo giovedì. Se non è questo giovedì, è giovedì prossimo. Dovrebbe essere questo, però. Facciamo così. Giovedì 30. Giovedì 30. Non è, poi chissà se lo vedono giovedì, prima di giovedì 30. Noi, in teoria, stiamo in live un giovedì sì, un giovedì no. Quindi, voi, quando vedete questo video, o questo giovedì o dunque se voi giovedì, se oggi è prima di giovedì a posto, giovedì 30 va bene, se è passato è passato, se no ci vediamo tra due settimane. Ma mi metto il mese, l'anno, giovedì 30 aprile, va bene, ok, a posto, ciao, tutto bene, ciao, a posto, ciao, si fa click però.